Blitz della Guardia di Finanza nella sede di Teate Servizi, altri timori per la municipalizzata liquidazione del comune di Chieti. Le fiamme gialle a sorpresa sono entrate nella sede della società pubblica che gestisce l'accertamento e la riscossione dei tributi per conto del comune e hanno acquisito parecchi documenti. Sull'operazione al momento c'è il più stretto riservo, ma come scrive il centro pare che il nucleo di polizia tributaria abbia fatto eruzione nella sede societaria per alcune attività ispettive in merito al piano di risanamento avviate dopo il carteggio inviato dal liquidatore dimissionario Luca Di Orio alla Procura regionale della Corte dei Conti. Insomma, sono in corso verifiche. Di Orio accusa il comune di inerzia, ma al nostro microfono il sindaco Ferrara. Ho chiamato il dottor Luca Di Orio, il liquidatore, il quale mi ha detto che hanno acquisito dei documenti che non c'entrano nulla con la nostra amministrazione, ma riguarda l'indagine già avviata precedentemente. Il dimissionario liquidatore Di Orio però non è stato molto tenero nei confronti del comune, eppure lei vorrebbe dissuaderlo dal dimettersi. Al dottor Di Orio devo riconoscere innanzitutto un'altissima professionalità. Caratterialmente è una persona che ovviamente molto quadrata, molto pignola, però ovviamente mi sono sentito in obbligo di respingere un attimino le sue neanche tanto velate accuse, perché il comune e nel caso specifico io personalmente mi sono preso la responsabilità tutte le volte di andare da solo nell'assemblea dei soci. Con l'obiettivo, prosegue il primo cittadino, di salvare la partecipata e salvaguardare i posti di lavoro. Ricordo brevemente che il 27 di marzo avevamo voluto e vogliamo ancora che vengano approvate le linee guida di salvataggio della società. Il giorno dopo, il 28 marzo, sono andato in assemblea dando mandato al dottor Di Orio di portare avanti il piano concordatario. Nel mezzo però ricorda Ferrara che la Corte dei Conti ha respinto il piano di risanamento. E di conseguenza il dirigente ad interim, la segretaria dottoressa Labbadia, ha scritto una lettera in cui diceva: con l'avvenuto virtuale dissesto dobbiamo attendere il bilancio previsionale per poter vedere di poter pagare gli aumenti degli aggi a Teate Servizi così come il liquidatore chiedeva. Si è lavorato inoltre, prosegue il sindaco, alla delibera di dissesto che sarà portata in consiglio il 12 giugno e chiede un po' di pazienza per il bilancio previsionale che è già stato confezionato. Quindi non vedo la necessità di contrapposizioni che non fanno bene a nessuno.